Non vi nascondo una certa emozione, il senso profondo del privilegio che provo in questo momento nell'essere qui con voi. Rivolgo da subito un commosso e sincero ricordo delle 43 vittime e un abbraccio alle famiglie di incontrare nel mio recente passaggio. Sono parole autentiche rispetto. Sento il dovere di prendere, lo diceva prima il Presidente, lo diceva prima anche il Sindaco, di cosa le italiane, gli italiani, le persone, quando decidono di cambiare il loro destino, possono fare dentro ad una comunità. Soprattutto le mie parole vogliono essere un cenno di gratitudine autentica. Gratitudine nei confronti delle persone, degli uomini e delle donne che incessantemente, nel silenzio, senza le telecamere, senza i titoli dei giornali, qui rappresentate da voi, ogni ora, ogni giorno lo dedicano il proprio lavoro per la ricostruzione non solo del ponte, non solo di un simbolo, ma di un'intera comunità attorno a questo simbolo. E da ministro, raccolgo quanto detto prima dal senatore, dall'architetto Piano sul tema della sicurezza, le norme, le regole le abbiamo. A noi la determinazione di farle rispettare, di accompagnare tutte e tutti nella consapevolezza che le regole sulla sicurezza determinano anche la qualità del risultato finale di un manufatto. Nel ringraziare le autorità e le istituzioni che in questo oltre anno si sono così prodigate per realizzare quello che fra pochi mesi vedremo definitivo, per essere vicini a chi soffre, io credo che un ponte, che è il simbolo di un legame, lo diceva prima il senatore Piano, ci ricordi il legame che l'Italia intera, rappresentata qui dai membri di governo, soprattutto dal Presidente del Consiglio, vuole continuare ad avere con questa straordinaria città, Genova.